Domenica mattina sono ai postumi di una sbornia e sto riregistrando un video che ho già fatto ieri, perché mi sono accorto da poco che il video registrato ieri ha l'audio completamente a puttane. Poi chiedetemi perché devo sfasciare sempre tutto. Comunque, benvenuti a questo video di domande. So cosa state pensando, stai facendo questo video come riempitivo perché ancora non hai finito gli episodi di come creare una canzone senza talento. Sì, è esattamente questo il problema. Non pensate che non abbia intenzione di portare avanti questa serie. Al contrario, gli episodi che sto facendo sono ancora più difficili del solito e quindi ho bisogno di più tempo per completarli bene. Preferisco posticiparli di una settimana o due piuttosto che avere un lavoro fatto non al 100%. Quindi aspettate un pochino, ma avrete degli episodi epici. E ora cominciamo con le domande. Angela Terracina, anche se è diventata una forma di guadagno ormai, definiresti quella dello youtuber una tua professione, oltre a quella del musicista? Ho iniziato a fare YouTube perché mi divertiva e continuo a fare YouTube perché mi diverte. Il fatto che da tutto ciò riesca anche a trarre qualche soldino, non credo che, insomma, ci sia niente di male. Anche perché credo di essere l'esempio lampante che per fare determinati video ci vuole un sacco di tempo e un sacco di fatica. Quanto ci metti realmente a creare una delle tue canzoni senza talento? E qual è stata quella che ti ha richiesto più tempo? Ci vuole un sacco di tempo anche perché molto spesso le cose le scrivo due volte. Eh già, scrivo una pre-versione, poi mi accorgo che potrebbe essere più forte e allora decido di riscriverla quasi buttandola giù da zero e allora viene su il brano vero e proprio. Quindi ci vuole veramente più tempo di quello che pensate. Samuele Bertolin 93, se un polpo ammazza un altro polpo, si tratta di omicidio polposo? Quale delle band attualmente in attività vorresti che ti chiamasse per accompagnarli in tour? In tutta onestà, nessuno. Sì, qualche featuring, qualche collaborazione ci può anche uscire, ma devo dire che sono estremamente contento dell'artista con cui lavoro e della posizione che ricopro. Quindi non li sostituirei per nessun altro al mondo. Ma se una band litiga è in disaccordo, non mi fate venire voglia di sfasciare cose anche in un video di fuck. Da dove ti esce la fantasia delle tue imprecate? Fiocchi. Ho diversi modi per scrivere insulti, ma uno dei più frequenti è questo. Siccome io viaggio veramente tanto, e intendo circa 120-150 km al giorno, sono molto spesso in macchina da solo e guardando le facce degli altri automobilisti mi ispirano proprio questa cattiveria. Vids on the track. Quali emozioni hai provato mentre scrivevi La scatola del cuore? Assolutamente nessuna. Andrea Chigliaro, qual è stata la tua migliore figuraccia ad un concerto? Allora, eravamo in Puglia, precisamente ad Acquarica del Capo, era un DJ set, ciò nonostante io stavo comunque suonando dal vivo la chitarra e anche il pianoforte in altri brani. Stavamo suonando Domani smetto, io ho finito la parte del riff, comincia la parte con i power chord, faccio un salto e si sgancia la cinghia e quindi rimango a suonare così. Visto che non c'era alcun backliner che potesse darmi una mano ed aggiustarmi la cinghia, mi sono diretto verso il più vicino case, dove mi sono potuto più o meno sedere, e quindi ho suonato tutto il brano così. Zazatat. Quando hai trovato ispirazione per fare questi video su YouTube? Quando hai iniziato a suonare? Primo strumento, canzone preferita, parolaccia preferita, scegli quelle che vuoi, ok. Quando hai trovato ispirazione per fare questi video su YouTube? Quando ho cominciato a rinnegare tutto quello che avevo fatto su YouTube. Era un periodo di crisi creativa e non sapevo se dovevo continuare a fare roba su YouTube oppure se avrei dovuto completamente smettere. Mi sono reso conto che non avrei mai più voluto fare le cose che avevo fatto fino a quel punto. Grazie a tutta quella rabbia accumulata ho creato il primo Come creare una canzone senza alcun talento. Quando hai iniziato a suonare? Avevo 8 anni. Primo strumento, il pianoforte. Canzone preferita, non lo so, dipende dal periodo. Se devo dartene qualcuna, Shine on You Crazy Diamond, 2 Minutes to Midnight, Another Part of Me. Brand di vestiti preferito tra la Nirvana e la Metallica? Stronzo. Chris 8, ho due domande. Da piccolo il tuo sogno era fare il musicista o altro? Il primo, cronologicamente parlando, credo che fosse voglio diventare un attore. Il secondo è stato voglio diventare un musicista. Il terzo è stato voglio diventare un presentatore TV. Domanda numero 2, hai mai pensato di fare una canzone neomelodica per persone senza talento? Ragazzi, io vi odio. Sì, prima o poi la faccio! Scusa se ho sbagliato qualcosa nella grammatica, ma sono dislessico e so quanto tu chi tenga all'italiano. Ma non avevi fatto nessun errore fino a questa frase. Strumenti musicali che odi, Giuseppe Ruta. Se proprio devo dirtene una, credo il theremin. Sembra che stai scapezzolando un fantasma.
Francesco Bocchetti, come ti sei sentito la prima volta sul palco e da piccolo avevi difficoltà a suonare la chitarra? Se intendi la prima volta in maniera, diciamo, amatoriale con una delle mie vecchie band, mi ricordo che mi stavo cagando abbastanza sotto, ma mi sono tutto sommato divertito. Se intendi la prima volta professionalmente, considera che io sono stato chiamato da Ax circa 24 ore prima di salire per la prima volta sul palco con lui. Avevo tutta l'ansia di aver imparato un disco intero in una notte sola, quindi avevo fortissima ansia di sbagliare. Quello era proprio il classico treno che ti passa davanti nella vita e che tu devi afferrare al volo. Quindi mi stavo cagando addosso pesantemente. Ebbene, e la cosa curiosa è che mi sono cagato addosso talmente tanto durante quella serata che dalla seconda data in poi, quando già mi avevano detto benvenuto nella band, ormai fai parte dell'accademia, non ho mai più avuto paura. In molti infatti mi chiedono: come cazzo è possibile che non ti sei cagato addosso a un San Siro completamente sold out? Perché voi non avete idea di quanto mi sono cagato addosso il primo giorno. Mr. Gillo MG: che percorso hai seguito al conservatorio? Non ho fatto il conservatorio. Non odi anche tu la gente che si sente superiore perché è adolescente e si vanta di ascoltare la vera musica perché conosce tre canzoni di Nirvana, Queen e Guns N' Roses, Rove. Le uniche vere persone che io odio sono i classic rocker che ascoltano solo Queen, Iron Maiden, Deep Purple, eccetera, e qualsiasi cosa non provenga da quegli anni è tutta merda. Della tua serie Come creare una canzone senza talento, qual è l'episodio che ti piace maggiormente? Musicalmente parlando, credo il Dottor Culocane. Per quanto riguarda l'episodio in sé, credo qualsiasi cosa che abbia a che fare con Sanremo, perché si percepisce il vero odio che ho messo nel video. Fate delle domande. Io sapevo delle fate dei boschi, ma delle domande proprio no, ma esistono. Ragazzi, sono ai postumi di una sbornia. Che cos'è la musica per te, Nero da Fortuna? La musica per me è un modo di esprimere tutta la mia creatività e soprattutto è il modo per descrivere a tutti quanto sono imbecille. Quali sono i tuoi generi musicali preferiti? YouTube Rewind. Allora, io ascolto veramente di tutto. Ascolto roba commerciale, ascolto pop, ascolto punk, ascolto metal, ascolto dance, ascolto molta elettronica in generale. Però se proprio devo darti un genere che dico quello in assoluto è il mio preferito, direi punk rock. Pop punk, punk, insomma tutto quello che riguarda quella sfera. La tua più grande ispirazione come chitarrista? Ti amo la scatola del cuore. Luca Borgioli. David Gilmour, Dimebag Darrell, tutti e tre i chitarristi degli Iron Maiden. Ma se devo dartene uno dove sento veramente troppo l'influenza continuamente ancora adesso, direi Johnny Ramone. Minchia Johnny. Perché hai fatto una canzone in coreano ma di farne una in napoletano manco ci hai pensato? Un abbraccio continua così, andate a fare in culo. Naboye 98. Se Elettra Lamborghini te la dasse, tu l'accetteresti? Te la desse. JJK2. Videogioco preferito? Credo Donkey Kong Country 1 e Super Mario 64 e Super Metroid. Sì, insomma, mi piace tutto ciò che fa parte del mondo Nintendo. Alessandro Massimo Viale: come sei passato da pianoforte a chitarra? Comprandone una. Sul serio, non c'è nessun'altra spiegazione oltre questo. Luca Di Battista: la tua ragazza sa suonare qualche strumento? Sì, il mio flauto. Filippo Signorini: tette o culo? Tette. Anna Greenleaf: perché nonostante tutti te lo chiedano in modo molto sentito, non hai mai fatto un video su come creare una canzone neomelodico senza talento? Leo: consideri la trap un genere musicale? Perché in Italia si è sviluppato il genere indie? Risposta unica ad entrambe le domande: perché la gente ha due buchi del culo al posto delle orecchie. Leonardo Minò: anche tu apprezzi musical allo stesso modo in cui una lumaca apprezza il sale? Non avresti potuto riassumerla meglio. Giorgio Padredi: la mia non è una domanda, è semplicemente una riflessione. Permetto che ti conosco da molto tempo. Ti ho conosciuto grazie al video che facesti insieme a Simone Fancazzisti sulla cover della canzone dei Pokémon anni fa. Detto questo, sono contento che tu sia riuscito ad emergere. Ti seguo ancora volentieri, qualunque video tu faccia. Mi dispiace solo che le persone che ti scoprono adesso ti conoscono grazie ai video senza alcun talento. Video indubbiamente divertentissimi e fatti molto bene, ma oggettivamente meno seri rispetto alle cover dei cartoni animati o a Impara a suonare come. Spero solo che li riporterai in futuro. Beh, intanto grazie per seguirmi da così tanto tempo, ma ti posso garantire che non tornerà nessuna di quelle serie che io ho fatto prima del 2018. Innanzitutto, da qualche anno a questa parte, tutti su YouTube si sono prodigati nel fare cover di cartoni animati, video in 100.000 generi musicali, quindi sicuramente non ho alcuna intenzione di fare quello che già fanno tutti. Secondo, trovo molto più stimolante scrivere pezzi miei. Terzo, fare questa serie mi diverte tantissimo, sia in ambito musicale, perché appunto faccio roba mia e quindi sono molto più creativo, mi stimola molto di più, ma oltretutto questa serie riesce anche a coniugare la
mia passione per la recitazione, insomma devo veramente scrivere un copione, devo metterci tanta creatività e tanta comicità perché ogni episodio funzioni. Quindi ti ringrazio per seguirmi da così tanto tempo, ma non tornerà niente di quello che tu hai visto negli anni passati. E questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, se volete ancora una roba del genere scrivetemelo e magari ne farò uno senza aspettare altri 4 anni. A questo punto ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodio di Come creare una canzone senza alcun talento. Grande, eh? Fire blaze, love the music. Fire blaze, blaze, Salento Road.